primo gol in carriera contro Ancona Matelica, tra l'altro successo di inestimabile valore. Avevi segnato solo nella primavera dell'Empoli o mi sbaglio? No, no, hai ragione. Infatti è proprio primo in assoluto. Prima partita, primo gol, primo tutto. Un gol anche, diciamo, pesante, dai, in una partita che è sentita anche dal Pescara, quella prima in campionato. È stata una grande emozione un po' per tutto, dai. Una scelta indovinata, quella di Matteassi, che tu hai conosciuto a Piacenza nel 2019-2020. Insomma, ti ha voluto lui. Sì, mi ha voluto lui. Per la prima partita si è indovinato. È andata bene. Rivediamo il tuo gol, splendido, perché ti sei coordinato molto bene su cross di Nzita, 90° minuto della partita Pescara ancora Matelica. Tra l'altro ti sei vendicato, perché lo scorso anno il Matelica ha estromesso dai playoff il Cesena in cui giocavi, no? Esatto, sì. Li ho vendicati la mia squadra l'anno scorso. Commentavamo prima le immagini del gol di Memuscei, solissimo in mezzo all'area di rigore ai due centrali della Carrarese. Si può dire, io ho avuto l'impressione che lì sia proprio stata una mancanza di reattività, nel senso che non abbiano letto subito il nostro cambio di sistema di gioco. Quella è proprio un'azione da 4-3-3 e manca completamente la copertura sull'inserimento della mezzala. Da difensore, può essere questa la lettura, Davide? Sì, cambiando modulo abbiamo, diciamo, messo un po' in confusione e infatti si è ritrovato Memu, cioè Memuscei, di fronte al portiere da solo a colpire di testa. Poi complice del grande cross che gli ha fatto anche Marco Pompetti. Un tipo di gol che noi abbiamo preso spesso negli ultimi anni. Sì, me ricordo uno non proprio simile, ma preso dall'Empoli, da Moreo, sì, l'anno scorso. Bravo, sì. Proprio in cui lui, che giocava da trequartista, è venuto dentro completamente solo, senza che nessuno ne seguisse l'inserimento, proprio per una mancanza di comunicazione. Su cross di Fiamozzi, sono vado errato. Sì, ero lì in panchina. Tu eri in panchina, quindi te lo ricordi. Visto in diretta, sì. Qualche rimpianto, perché non hai ancora, diciamo, fatto la B? Una sola presenza, mi ricordo, con Vivarini, agosto 2017, esordio a Terni da titolare, gol di Finotto per la Ternana, pareggio di Krunic. Poi, sei fatto le ossa, diciamo che adesso sei pronto, col Pescara magari. Per forza, diciamo, sono qui per questo, per dimostrare questo, e perché sono passati 5 anni e devo dimostrare che sono pronto. Che cosa ti ha lasciato Vivarini, anche se ce l'hai avuto soltanto per 6 mesi in quella stagione? Bellissimo ricordo, anche come persona, come allenatore. Poi era stato esonerato relativamente presto, comunque non era arrivato neanche alla fine del girone d'andata, quindi abbastanza presto. Sì, mi ricordo dopo il pareggio con la Cremonese, se non vado errato. Sì, esatto. Domenica prossima c'è la Vispesaro, che tu comunque conosci perché l'anno scorso l'hai affrontata con il Cesena. Diciamo che gli organici sono cambiati un po' tutti quest'anno. Che squadra è? Difficile, come tutte le squadre di Serie C, che non c'è nessuna squadra materasso che dici vado lì e sono sicuro di vincere. È una squadra come l'Ancona Matelica, come la Carrarese, tutte squadre che sono rognose, che hanno voglia anche loro di vincere, di dirla loro nel campionato, e ognuno con i propri obiettivi, però perché non andare oltre gli obiettivi che si sono prefissati? Quindi poi fare lo sgambetto a una realtà come Pescara è ancora più bello per loro, quindi sarà una partita difficile come tutte le altre che ci aspettano.